fate? Alla grande. Alla grande. Grazie Giulio, grazie. Alla grande. Alla grande. Come vi chiamate? Golpe. Da dove venite? Da Torino. Secondo voi la città da cui venite influisce ed ha influito la musica che fate? No, assolutamente no. Che musica fate? Celestiale. Musica torinese. Tieni questa. Prettamente torinese. E quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Ma guarda, una domanda, grazie. La prima Spears. Sì, la prima però. Gli ultimi Radiohead. Sì, e però la parte di mezzo di Justin Timberlake, quando era Turn Around, Around, Around. Questi sono i nostri riferimenti. What goes around, turns around, comes around. Cosa vi spinge a far musica? Guarda, me lo chiedo anch'io perché... Matteo. I soldi. I soldi. Noi chiediamo tendenzialmente, siamo qua per i soldi. Infatti... ci pagano profumatissimamente, ci hanno detto, vi diamo tot, venite sì. In che lingua sono le vostre canzoni? Italiano, italiano. Siamo italiani. E di cosa parlano? Allora, cercando di essere un po' più seri, parlano di politica. Di politica e senso anche, sia in senso stretto che in senso lato. Partiamo dal presupposto che tutto sia politico, ma non in prima istanza, sia anche politico. E quindi la politica ci ha aiutato ad avere, come dire, una sorta di framework, di cornice al cui interno costruire delle storie che si rifanno a certi contesti politici che possono essere universali o singolari. Da questo deriva anche il nome? Sì, c'è un giochino di parole, golpe, politica. Come avviene il processo creativo che vi porta nel comporre le vostre canzoni? Ci insultiamo tantissimo, siamo un clima davvero terrificante. E noi abbiamo qualcuno di noi ha un'idea, la porta al gruppo, tendenzialmente l'altra parte del gruppo è contraria all'introduzione di nuove idee, e lì nascono i dissidi e dalla frizione, dato che siamo, come dire, noi sosteniamo tutte le teorie del conflitto. Dalla frizione nasce l'arte. Cosa vi ispira? Cioè, solo la parte politica o anche altre? No, tornando proprio al discorso di prima sull'urgenza, cosa ci spinge, eccetera, cosa ci ispira. Beh, in realtà non è che ci sia un'ispirazione sola, cioè tutta è ispirazione potenzialmente. Poi ogni tanto ce l'hai, ogni tanto non ce l'hai l'ispirazione. Per dire il nostro faticoso vissuto. Certo. Le nostre stanche esistenze. E tendenzialmente le donne che frequentiamo sono terrificanti. Lei. Per esempio. Avete già dei dischi all'attivo? Sì, siamo usciti con il primo disco Propaganda, che di fatto era una sorta di overture della nostra storia, che si dipanerà da qui al 2028 più o meno. E poi è uscito Prima Repubblica, e poi è uscito Seconda Repubblica, uscirà dopo Seconda Repubblica Avanti, dopo Avanti uscirà Quirinale, e l'ultimo disco sarà Debacle. E già poi tutto, ci sciogliamo. E poi ci sciogliamo, è già tutto scritto. Noi facciamo musica programmatica, ecco. Programmatica, non programmata, ma programmatica. Questa segnala che bella. Vi fate dare una mano da qualcuno in fase di ultimazione, arrangiatori, produttori? Noi siamo completamente autoriferiti, io soprattutto. Però alla fine, proprio alla fine di tutto l'iter creativo, ci facciamo dare una mano dai... quelli che noi chiamiamo mestieranti, ok? Hai bisogno di qualcosa, vedo qualcuno. Quindi per confezionare quello che facciamo abbiamo bisogno di, per essere una battuta sui mestieranti, abbiamo bisogno di figure professionali che si occupano di hardware, software molto avanzato, e che riescono a confezionare la nostra musica. Banalmente andiamo a registrarla e a stamparla su supporti fisici o digitali.
Vi piace o no, vi terrorizza? No, ci schifa più che altro. Nel senso che, cioè, almeno fosse per me, io non suonerei mai live, perché è bello suonare quando siamo tra di noi. Io la vedo sempre come una sfida rispetto alle persone che ho di fronte. Anche. Parlavo prima con Giulia, peraltro, rispetto anche al rapporto uomo-donna, che è sempre una sfida. Anche dal punto di vista sessuale, cioè sempre una. Sì, ma rimaniamo sui live. Cerchiamo di stare su. Prima reso. Che poi sono troppo lungo. Esatto, dai, tu guarda. Qual è il posto che vi ha emozionato di più in cui avete suonato? Lombardia. Dove? Cremona. Come mai proprio? Perché c'è un hotel in Cremona. Come si chiama l'hotel? Come si chiama? Il Francesco, Hotel President, un Hotel President molto bello, perché dopo questo live si può salire di Las Vegas, sì, perché c'è anche un live che è andato molto bene, è stato sold out. Dopo quel live lì siamo andati in questo hotel pazzesco, in cui poi Luca è stato male e poi si è bellissimo. Cose da rockstar, sì, proprio. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro live? L'emozione, sia nostra che degli altri, che di terzi. Ci sono delle sostanze che non possono mancare, diciamo. Come gli piccoli ingredienti di una grande ricetta, che è la felicità, tra l'altro. Avete un rito scaramantico prima? No. Toccherà tagliare un sacco di queste interviste. Io lascio tutto. Spiace. Lasci tutto? Perfetto. Ci siamo mai tutti. Che cosa? Devi ricomporti che devi rispondere. Potete rispondere anche voi. Sì, sì, sì. No, conduce lui. Ok. Dai, torna su binari. Sempre queste metafore. Dal punto di vista puramente estetico, l'abbigliamento, le visual, il modo di stare sul palco. No, questa è una roba seria. Interessa? Certo, sì, sì, sì. Ma no, perché si parla spesso di immagine coordinata. Non è coordinato un cazzo, cioè non è coordinato
è tutt'uno, cioè sono tutte le rifrazioni di quello che sei, espressive, quindi non c'è niente di coordinato rispetto alla musica, la musica è tutt'uno con l'immagine, è vero. Quindi ci vestiamo tendenzialmente con vestiti molto costosi e tutto l'immaginario. È vero, no, è vero. Ma guarda che pippetta hai, cioè. Comunque, soprattutto Giulia che è ricchissima e oltre a questo abbiamo, come dire, peschiamo da scenari immaginifici di un certo tipo, come dire. Siamo abbastanza snob e quindi fino a quando non siamo sicuri delle cose che scegliamo, non le scegliamo. Cioè, non delegherei mai il nostro logo a qualcuno. Credo che bisogna inquadrare le scarpe adesso. Sì, costano tanto. Costantissimo. Sul palco, che tipo di strumentazione usate? Ma tendenzialmente analogica, nel senso che abbiamo la sezione sintetizzatore eccetera, però analogici molto spesso. E abbiamo chitarra, basso, violino, batteria, sassofono, tastiere, sintetizzatore. Cioè facciamo musica suonata, che è un po' in disuso, soprattutto per alcuni orientamenti, diciamo, sessuali. Questo periodo buio per molte persone, voi siete riusciti e riuscite a far musica, cose? O... Ma in realtà sono abbiamo gettato le basi per Prima Repubblica durante durante il lockdown e da lì appunto abbiamo disseminato qua e là delle robe che poi abbiamo sviluppato poi, quindi si è riusciti a fare musica ma contestualmente a un periodo in cui non ci si poteva incontrare, quindi poi io e Luca vivevamo insieme all'epoca. Esperienza terrificante per entrambi, però come dire, musicalmente non è stato semplicissimo collegare tutto, insomma. Social, li usate, li odiate, li amate? Poco, ci costringe lei, Francesca, cane, Sberdia, live, il nostro booking, grandissima, però non li useremmo se fosse per noi, ma non perché siamo contro, non ci interessa. Non siamo bravi. Quindi quanti anni è che suonate più o meno voi? Vai, adesso sono un bel po', non lo so. Tanti anni, dal 2017. E come vi siete conosciuti? Oddio mio. No, ci conoscevamo già tendenzialmente, più o meno tutti. Forse Giulia non conoscevamo, noi ci conoscevamo. Una sfiga. L'abbiamo incontrata ed è nato quasi subito l'intesa, perché le abbiamo detto quasi per scherzo, dai domani ci vediamo per suonare, lei è venuta davvero. Poi in realtà siamo nati un po' in modo strano, perché con l'idea di fare un disco e poi di scioglierci, e poi siamo già al terzo.
consiglio da dare alle nuove leve che incominciano a fare musica, a suonare? Non fare musica. Se sei un minimo intelligente, sì, non fai musica. No, allora, se sei figlio dell'avvocato Ragliani, così, o di Marco Raglioni, e hai tanti soldi da parte, studi medicina, ti suoni il piano, ti fai il tuo barca a casa, ok? Altrimenti, se credi che, cioè, se vuoi questo diventi la tua vita e ci vuoi vivere economicamente, è una scelta ardua, però, come dire, secondo me è condivisibile laddove è davvero sentita come necessità, come urgenza espressiva. Quindi l'unica roba, se lo sentite, fatelo, poi sono cazzi vostri. Avete dei progetti futuri? Sì, abbiamo... aspetta, conto con le dita come fanno gli analfabeti. Abbiamo detto avanti, Quirinale, debacle, altri tre dischi, poi ci sciogliamo. Tre artisti a testa, sì, che bisogna assolutamente conoscere. Nadia Comaneci, Cima Bue e Miles Davis. Vai Giulia. Non lo so, sono stanca. Non è un artista, sono stanca. Andiamo avanti. Io ho Mona De Stanca, sì. Fix Twin, Lucio Dalla, i Radiohead. Romitelli, Nick Cave e Yautek. Karim Abdul-Jabbar, Mohamed Ali e Shaquille O'Neal. Pino Amale, Nino Guglia e beh, Laszlo. Scusami. Ha detto lui. Ah. Stanno chiamando. Perfetto. Forse è la signora. Grazie. Grazie. Molte grazie. Grazie a te, grazie. È vero, dobbiamo andare. Peppi. Ciao. Ehi. Thank you.